una persona su cinque nell'Unione Europea è a rischio povertà o esclusione sociale. Nello specifico, per quanto riguarda l'Italia, nel 2018 il 27,3% della popolazione è risultata essere nelle stesse condizioni contro il 25,5% del 2008. È quanto ha reso noto l'Eurostat, precisando che il nostro paese figura tra i 7 membri dell'Unione Europea dove oltre un quarto della popolazione è a rischio. Al primo posto si colloca la Bulgaria con il 32,8%, mentre l'Italia figura al sesto davanti alla Spagna, ferma al 26,1%. L'Eurostat europeo sottolinea che nonostante la riduzione registrata in questi ultimi 10 anni nell'insieme dell'Unione Europea, l'obiettivo fissato per il 2020 di ridurre di 20 milioni la popolazione a rischio resta, dicono, lontano. Sempre per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, ad esempio, la soglia delle persone in gravi difficoltà economiche è passata dal 7,5 all'8,5%. Sono dati importanti e significativi usciti proprio all'indomani dell'assegnazione del premio Nobel per l'economia ad un trio di economisti che da anni studia come poter alleviare la povertà globale. Secondo una loro ricerca, per esempio, oltre 5 milioni di bambini hanno beneficiato del tutor correttivo nelle scuole in India, il paese con un quarto dei poveri al mondo. Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fondo Monetario Internazionale, è chiara. Dobbiamo proteggere i benefici del commercio, perché è così prezioso per la crescita, per l'occupazione e per la riduzione della povertà. Ma il tutto deriva dalle tensioni commerciali che peggiorano ulteriormente e questo determina un netto indebolimento della crescita economica globale.